Abbiamo denunciato con forza i ritardi dei fondi promessi con le leggi Cura Abruzzo 1 e Cura Abruzzo 2. Su 200 milioni di euro deliberati e normati, poco meno del 20% è arrivato a destinazione. Abbiamo delle categorie che stanno soffrendo in maniera particolare, ad esempio le case di riposo. Sulle leggi è previsto un primo finanziamento di 3 milioni di euro a fondo perduto e un successivo di 4 milioni come fondo rotativo. Non è arrivato né l'uno né l'altro e stiamo parlando di un settore delicato, offeso fortemente dalla pandemia in corso. I ristoratori sono stati accolti con una riunione alla grande con Sospiri e Marsilio qui a Pescara e nulla di tutte le proposte fatte da ristorazione è stata accolta da parte della Regione. Forse una proposta sarà accolta, quelli di aiutarli ad indebitarsi ulteriormente. E poi parliamo dei balneatori. Da oltre un anno attendono 1 milione di euro per il ristoro dei danni delle mareggiate del novembre 2019. Dovevano approvare una delibera nel giugno del 2020, nemmeno questo è stato fatto. Tante categorie, comuni, imprese, famiglie, operatori, consorzi, case di riposo stanno attendendo i fondi del Cura Abruzzo 1 e Cura Abruzzo 2. E poi una parentesi sull'agricoltura. Leggo in questi giorni che l'assessore imprudente ha messo in campo 60 milioni di euro, ma parliamo di fondi programmati dal nostro piano di sviluppo rurale e soprattutto messi in campo attraverso bandi emanati e promulgati dalla nostra giunta regionale. Lui quest'anno doveva aiutare in maniera particolare questo settore e nulla ha fatto né per gli agricoltori e né tantomeno per i pescatori, che non hanno avuto nessun aiuto da parte di questa giunta regionale in questi mesi così difficili e problematici.